insomma, fare... Gianluca Zambrotta, ex campione del mondo, ogni giorno va da Como a Chiasso per allenare la squadra di quella città e dice che l'esito del referendum non è di natura razzista, esprime solo preoccupazione per il lavoro, svela un mondo svizzero di incerti, mondo nuovo. Dal Ticino il Consiglio di Stato del Cantone Italiano già rassicura: con pazienza troveremo soluzioni, d'altronde i lavoratori che sconfinano dai paesi vicini sono spesso bravi e comunque indispensabili. Dall'Italia, si sa, ne arrivano circa 60.000. Eppure il referendum che ha detto sì all'introduzione di quote per l'ingresso di lavoratori stranieri in Svizzera in qualche modo ha creato un sottile spavento, paura istintiva che quello svizzero possa diventare un modello da cavalcare in un futuro molto prossimo, date le elezioni vicine, anche in altri paesi europei, sempre ricordando che la Svizzera non fa parte dell'Unione, ma che con l'Unione ha per forza a che fare. Fin qui in Europa ci si è posto il problema casomai di come regolare l'immigrazione, ma non si è mai parlato di quote, tetti. Si rifletteva sulla complessità di regole in entrata, ma il rischio qui è la disarmante semplicità di quelle in uscita. La Svizzera, insomma, fa da apripista in questo modo ad una pericolosa inversione di tendenza e fornisce un pretesto ai movimenti che, della chiusura delle frontiere agli immigrati, fanno bandiera. La prima reazione chiara è arrivata da Berlino: se le cose stanno così, tutto il voluminoso monte accordi tra Unione e Confederazione Elvetica andrà rivisto, dicono in Germania, e si tratterebbe di mettere in discussione patti su temi importanti, libero scambio delle merci e libera circolazione delle persone, il famoso accordo di Schengen che Berna ha siglato nel 2008, ma ricadute sono possibili anche su assicurazioni, polizia europea, dogane e pensioni. L'impatto può essere preoccupante, spiega il ministro degli esteri italiano Emma Bonino, e non si può ignorare nemmeno la faticosa trattativa che proprio l'Italia sta conducendo con Berna sul rientro dei capitali. Insomma, l'Unione non ha apprezzato la scelta svizzera, ma nessuno sembra tradire grandi timori. La Francia, che conta 143.000 frontalieri con la Federazione Elvetica, è critica e con il ministro Fabius ricorda un paradosso, visto che il 60% della forza lavoro svizzera è composta da cittadini dell'Unione Europea. Dopo il referendum, ora ci sono 3 anni per dare corso all'indicazione popolare, tempo comunque utile perché gli svizzeri capiscano davvero cosa vogliono fare.